Caro collega, nel corso di questo congresso online sulle patologie del torace, tu avrai l'opportunità di vedere una varietà enorme di casi che in questo capitolo riguardano quelle che vengono chiamate malformazioni congenite delle vie aeree polmonari, che sono state anche chiamate amartomi, malattia adenomatoide del polmone, malattia di Stocker, e che sono caratterizzate da una forma che può essere macrocistica o microcistica e con una classificazione che per alcuni autori come Stocker è di tre tipi e per altri invece è di cinque tipi e per altri è più generica, macrocistica e microcistica. Quello che tu devi vedere è che nell'ambito di una zona iperecogena ci sono delle cisti. Quest'ambito della zona iperecogena è la patologia amartomatosa, la quale patologia amartomatosa tiene sempre queste due componenti, macro e microcistica, e che determina spesso uno shift cardiaco, che in questo caso è minimo, e che essendo localizzata a carico del polmone di sinistra determina una lieve destraposizione cardiaca. Vedi se in questo caso in maniera chiara il parenchima sano del lobo inferiore, il lobo inferiore del polmone di sinistra che è sano, mentre l'altro controlaterale è normale, non c'è ascite. La caratteristica di questo, non c'è ascite, non c'è idrotorace, non ci sta segni di idrope che rappresentano una caratteristica indicativa di una prognosi sfavorevole. Il caso in oggetto riguarda una gravidanza gemellare, bicoriale biamniotica, e anche nelle gravidanze gemellari monocoriali, in questo caso c'erano sessi discordanti, per questo è sicuramente dizigotica, si possono osservare che un feto è affetto e l'altro no. E in questa immagine tu puoi vedere bene la caratteristica di questa situazione in cui nell'ambito di una struttura polmonare iperecogena ci sono queste piccole cisti. E vedi il polmone controlaterale di destra che è normale e riesci a vedere anche la parte del polmone di sinistra che è regolare. Devi studiare il cuore, devi escludere le anomalie cardiache, devi escludere le anomalie associate, devi misurare la cisti di dimensione più grande che è una cisti di 4-5 mm, ce ne sono delle altre più piccole. Devi essere ottimista, devi chiedere il controllo del cariotipo, devi chiedere l'ecocardiografia, devi chiedere dei controlli a distanza. E spesso a distanza si osserva la restitutio ad integrum o una situazione come quella che vedrai tra poco che risulta estremamente difficile da riconoscere. E questi feti poi, dopo la nascita, il più delle volte non hanno una sintomatologia importante e vengono poi studiati dopo la nascita con altre indagini diagnostiche, quale può essere la TAC o la risonanza. Vanno segnalati queste situazioni in quanto il pediatra deve controllare questi feti perché c'è un maggior rischio di infezioni, c'è un maggior rischio di patologie dell'apparato respiratorio che in taluni casi, anche a distanza di mesi, di anni o di decenni, possono portare alla necessità di fare un'asportazione della massa amartomatosa. Riguardo alla possibilità che ci sia una lesione che possa avere un'evoluzione cattiva, la letteratura al riguardo non è uniforme, ma si ritiene che il rischio degenerativo sia pressoché inesistente o estremamente basso. La paziente ritorna all'osservazione a 31 settimane. E a 31 settimane tu vedrai con che difficoltà si potrà vedere la parte del polmone interessata, eccola qui, e questo che cosa ti dice? Che quando tu la vedi per la prima volta a quest'epoca diventa difficile il riconoscimento, perché
perché le formazioni da un lato sono diventate più piccole, dall'altro si è attenuata l'iperecogenicità polmonare e quindi risultano più difficili da riconoscere. Ancora una volta non c'è ascite, non c'è idrotorace, questo è il polmone, il lobo inferiore del polmone di sinistra che è sano. Io ti ringrazio dell'attenzione. Al di sopra vedi il lobo destro, il polmone destro.